Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vittorio e oggi, come avrete già letto dal titolo, vi andrò a parlare un po' della mia storia. Questo è un altro video che mi chiedete da un po', mi avete chiesto veramente in tanti, e quindi ho deciso di, appena avevo un attimo di tempo, di registrarlo. È un video nel quale vi andrò a raccontare un po' come mi sono avvicinato io a questo mondo che è lo streetwear, come ci sono entrato, le conoscenze che ho avuto, se mi sono informato, come mi sono informato, insomma, un po' tutto. Pensavo di farla diventare una piccola serie, se questa cosa anche a voi va bene, per cui se avete anche delle domande specifiche da farmi, fatemele qua sotto nei commenti, andrò a leggere le più interessanti e magari in un secondo episodio di questa serie andrò a rispondere a molte delle vostre domande. Quindi, adesso, senza perderci in chiacchiere, iniziamo. Intanto, per chi se lo stesse chiedendo, l'animale che avete visto qualche video fa non è ancora arrivato, sono qui sempre con la mia Teca e vi terrò aggiornati sul mio Instagram, quindi anche per questo motivo seguitemi su Instagram, link qua sotto in descrizione, e se ancora non siete iscritti al canale assolutamente iscrivetevi, ci vuole veramente un secondo ed è il sostegno massimo che potete darmi. Allora, iniziamo dal principio. Non ho un copione per questo video, quindi sarà tutto molto improvvisato e spero di non dilungarmi troppo nei discorsi perché non penso ci saranno tantissimi tagli. Allora, in questo mondo dello streetwear, se possiamo chiamarlo così, ci sono ormai dentro, tra virgolette, da ormai 3 anni, 2 anni più che abbondanti. Come è iniziato tutto? Allora, avevo più o meno 15-16 anni ed era il periodo estivo, verso luglio-agosto. Non avevo una passione, non avevo un hobby, o almeno li avevo ma non mi davano tanta soddisfazione, non mi piacevano più di tanto. Lo facevo solamente perché al gruppo con cui uscivo prima piaceva fare quelle cose, io volevo trovare qualcosa che mi rappresentasse un po' di più. Comunque era quel periodo là, verso agosto, e un mio amico mi manda un messaggio e mi scrive: Vittò, guarda che fighe ste scarpe, guarda che figa sta maglietta, guarda che è... E non mi ricordo neanche cosa fosse, mi sembra che erano un paio di Yeezy, non ricordo bene. Fatto sta che io gli ho scritto, ho fatto pure il compleanno da poco, mi hanno dato un po' di soldi, prendiamocele. Lui mi ha detto, sì, ora vedo il prezzo, cerco online, e queste Yeezy stavano intorno ai 400 euro. Dico, ma che cazzo di scarpe sono 400 euro? Che cazzo mi rappresentano le scarpe da 400 euro? E allora mi sono chiesto, ma perché queste scarpe costano così tanto? Vado a vedere online e vedo che ci sono scarpe uguali a 220 euro, ovvero il prezzo di retail. Ancora non avevo idea di cosa fosse retail, resell, cop, drop, tutta quella roba là. E così ho iniziato a leggere un po' di cose a proposito sempre di questo mondo. Da agosto fino a ottobre più o meno mi sono informato, ho iniziato a leggere un po' di articoli, riviste, tutto quello che riguardava questo mondo. Mi sono informato un po' sugli stilisti migliori, i brand più in voga, cos'era il retail, il resell, e mi sono fatto un po' di cultura personale. Allora, da lì, per chi non lo sapesse, io avevo una pagina di meme dunk che si chiamava The Walking Dunk, che adesso è stata bannata ormai da più di un anno, quindi rip. Insomma, cosa c'entra questa pagina? Con questa pagina, che contava più di 300.000 seguaci, iniziai a chiedere, a misi una storia in cui chiedevo se qualcuno fosse esperto in questo mondo e poteva aiutarmi a capire un po' di cose. All'epoca io non avevo il mio profilo Instagram personale, Vittorio Badia, né nient'altro, avevo solamente questa pagina, che era seguitissima. Allora mi scrissero in tantissimi ragazzi, io parlai con molti di loro, però nessuno sembrava darmi informazioni in più rispetto a quello che già sapevo, comunque poco e niente. Mi scrisse un ragazzo che si chiama Gabriele e mi dice: guarda, se vuoi io ti posso dare delle dritte, dei consigli di qua e di là. Ho detto va bene, figo. E dopo un po' parliamo per mesi, e quindi si fa febbraio-marzo, e avevo affiliato la mia cultura, avevo aumentato la mia cultura sempre di più. Però ho fatto anche io degli errori, perché una mattina mi sveglio e mi arriva una di quelle pubblicità su Instagram, quando scorrete le storie, che tipo c'erano le Yeezy in saldo. Io, coglione, tutto carichissimo, la prima cosa che ho fatto è stata prenderne un paio. Yeezy in saldo uguale fake. Ero carichissimo di questa cosa, ho detto cazzo, ho beccato uno steal, che culo, ce l'ho solo io. Invece no, una volta arrivate queste scarpe, tempo 10 minuti, ho capito che erano false, ho capito che erano patocche, fufu, chiamatele come volete. Fatto sta che avevo speso tipo 60 euro, mi è andata pure bene perché ci sono dei falsi che stanno a più di 150-100 euro. Avevo speso 60 euro per delle scarpe di merda, false.
Cosa ho fatto? Le ho tenute in un cassetto per mesi e poi le ho regalate, le ho buttate, non mi ricordo, fatto sta che non le ho più e da lì ho detto ok, devo informarmi ancora di più. Dopo un po', una volta passati diverse settimane, ho detto ok, perché non aprire il mio profilo su Instagram nel quale magari posto un po' di miei outfit, parlo con gente che è appassionata come me, che si sta appassionando a questo mondo, quindi ho aperto il mio profilo Vittorio Badia. Iniziai a postare le mie foto di qualche outfit hype, streetwear, chiamatelo come vi pare, con qualche dove indossavo qualche i primi capi. Il mio primo cop Supreme sono state delle magliette, quelle bianche con... Queste qua penso, no, questa non è Supreme. Fatto sta che sono quelle magliette bianche o nere che hanno il logo Supreme qua, insomma, niente di che. E i boxer. Però mi sentivo carico, ero felice di aver comprato questi miei primi pezzi. Così iniziai a fare foto, iniziai a parlare con un po' di gente e piano piano i follower aumentavano. Mi ricordo che le prime scarpe che comprai con i miei soldi furono queste. Che ovviamente non sono scarpe hype o che non sono Yeezy, non sono niente di che. Sono un paio di Air Force One che però ci sono particolarmente affezionato proprio perché è il primo paio di scarpe che mi sono comprato con i soldi guadagnati. E comunque le tengo e penso di tenerle per sempre proprio perché appunto hanno più un valore affettivo che altro. Una volta comprate queste scarpe, ci andavo in giro tutto fiero, poi le ho customizzate, ci ho scritto sopra tipo Pornhub, delle cazzate sopra perché alla fine si erano distrutte, le ho usate tantissimo, le uso tuttora ogni tanto, raramente, però le uso. Una volta fatto ciò, i follower, come vi ho detto, cominciavano piano piano a salire, però non sapevo cosa farci con questo numero, anche perché avevo la pagina che continuava, facevo 3-4 mila follower al giorno, ho detto vabbè, quell'altro è un profilo mio personale, chi se lo incula. Allora, la fortuna nella sfortuna è stata che la pagina continuava a crescere, ma allo stesso tempo ricevevo sempre più avvisi da parte di Instagram che i miei post non erano giusti per la community, non seguivano le regole, e ho detto, potrebbe esserci un problema di ban, facciamo crescere il mio profilo. Ho iniziato a farmi pubblicità, sempre inerente allo streetwear, quindi ho detto, se siete interessati a questo mondo, seguitemi, eccetera. Mi sono fatto un bel gruzzolo di follower. Tempo un mese la pagina me l'hanno chiusa, quindi io mi ero trovato con questo profilo con non mi ricordo quanti follower e la pagina completamente chiusa. Provai a sbannarla, a riprenderla, eccetera, ma non c'era nulla da fare. In ogni caso, con questo profilo da pochi follower in confronto a quelli che aveva la pagina, ho deciso di postare i miei outfit e condividere tutto quello che avevo imparato e che stavo imparando col tempo anche con molta altra gente. I follower continuavano a salire e allo stesso tempo iniziai a conoscere artisti. In che modo? La gente vedeva i miei outfit e inizialmente artisti a livello molto emergente, più che altro amici miei o comunque gente che non era famosa e ancora oggi non è famosa, almeno molti di loro non sono famosi o comunque non così tanto conosciuti, e quindi loro mi hanno iniziato a chiedere i vestiti, mi hanno iniziato a chiedere i consigli per gli outfit e così mi sono aperto anche quest'altra parentesi di cui vi parlerò magari nel secondo episodio. Dopo un po', dato che questo episodio sta durando un po', ho assolutamente intenzione di farne un secondo, quindi proprio di fare una vera e propria serie, e se avete delle domande scrivetemele qua sotto, risponderò a quelle più interessanti. Dopo un altro po' di tempo ho deciso, dato che molta gente ormai su Instagram mi scrive, i follower stanno iniziando ad aumentare, perché anziché rispondere uno per uno oppure fare delle storie, perché non lo faccio direttamente su una piattaforma più grande, ovvero YouTube? E così nel dicembre del 2017 ho aperto questo canale, che è stato inattivo per qualche mese, e poi dopo diversi mesi ho detto ok, inizio seriamente a fare video. Era un periodo importante perché dopo un mese, no, che dico, dopo 2 settimane che era aperto il canale feci i primi 1000-2000 follower, e quando avevo 2000 follower io sono partito per Parigi, e mentre stavo a Parigi postai un video che andò talmente bene che in quella settimana feci altri 2000 follower, e la fine di giugno ne avevo 10.000, quindi da aprile a giugno io feci questo salto di 10.000 follower. L'estate sono stato completamente fermo, l'estate scorsa, e in quell'estate feci circa 1.000 follower. Poi piano piano a settembre, e mi era passata la voglia di riprendere il canale, però ogni volta la gente che mi scriveva o che mi fermava per strada mi diceva quando esce il prossimo video, di qua, di là, e quindi ho detto ok, riproviamo, vediamo come va. E alla fine ho ripreso a settembre. Il canale inizialmente andava un po' a rilento, c'erano momenti in cui schizzava di visualizzazioni e di iscritti, altre volte in cui stava per settimane fermo praticamente, però comunque col tempo e con la fatica sono arrivato ai 20.000, che è un bel traguardo. Adesso mi sembra che sto a 25.000 e qualcosa, quindi adesso piano piano, poi essendo questo un ambito non troppo seguito, anche se comunque si sta espandendo sempre di più, ma non sto facendo né gaming, né tutorial, né tipo le 10 morti più strane della storia, quelle cose là, le top 10, è una cosa molto più specifica, quindi ovviamente il seguito è quel che è, e la lentezza della crescita del canale è dovuta anche al fatto che ci sono canali molto più grandi di me che ormai sono conosciuti, però il mio obiettivo è diventare uno di quelli. Ora,
Questa è un po' la storia di come mi sono avvicinato io. Come vi ho già detto, ci sarà un secondo episodio, quindi per restare aggiornati assolutamente iscrivetevi, ci vuole veramente, veramente hashtag, veramente un secondo ed è il sostegno massimo che potete darmi. Seguitemi su Instagram e penso che per oggi sia tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!